parte. PDL funzionava benissimo, ci fu un accordo all'inizio tra, nella fusione straordinaria tra Fratelli d'Italia, scusatemi, tra Forza Italia e Alleanza Nazionale, ci fu una fusione che stabilì che il 70% era rappresentato da Forza Italia e il 30% da Alleanza Nazionale. Devo dire, ma la prima ha detto no, ti devo fermare per onestà. Come parlo, dico, ma perché Ignazio? Qual è il motivo? Ti devo fermare per onestà, perché era talmente tanta la lungimiranza del presidente Berlusconi che sulla carta era 70 e 70, ma nella verità, mi ha fatto così Francesco, nella verità era 50 e 50, cioè i partiti maggiori si devono far carico delle esigenze interne. Oggi questo non dobbiamo riuscire a trasmettere, anche perché le coalizioni possono crescere, tanto più nella nostra regione, non pensate, si può dire, non è una battaglia di controllo di altro, è una battaglia proprio perché l'avversario vero è sempre la sinistra e prima o poi si riorganizza sempre, lo facciamo sempre vino come gatti, non è per pandemia. E oggi io ho convinzione che vi dico, Forza Italia è quella forza che può allargare al centro. Noi abbiamo una grandissima destra con un risultato straordinario che è Fratelli d'Italia. Oggettivamente la Lega è andata pure anche un pochino più in là, sempre sul terreno di destra. Il partito oggi nella coalizione, devo dire insieme a non moderati, che possono allargare al centro per essere avversari forti con la sinistra, siamo noi. Per cui è chiaro che Forza Italia deve avere la sua identità, la sua credibilità. La nostra è una battaglia secondo me proprio per la coalizione. Per cui vi dico, la regione però con tutto questo sta lavorando e tanto più nella sanità, perché il presidente Rocca ha fatto una scelta importante, perché tante volte poi c'è tanta ipocrisia. Io mi è piaciuto pure stamattina, non so se avete avuto modo di leggere Il Messaggero, ma hanno detto proprio un'opposizione sgangherata, perché stanno sempre lì, si riempiono la bocca del cittadino, cittadina, la donna, l'uomo, la donna, quello, quell'altro, i deboli, ma poi non concludono niente. E invece Francesco Rocca, e noi insieme a lui, qual è stata la grande scelta? La sanità, oggi ci dobbiamo convincere, il pubblico da solo non è che può risolvere tanto. Quando il pubblico ha bisogno del privato, non se ne deve vergognare, anzi col privato deve proprio fare in modo di fare accordo. Oggi si parla tanto dei comuni, di project finanze, di tutte iniziative dove il privato può garantire, lo dobbiamo riconoscere, può garantire quella che è quella vera efficienza. Perché noi, qual è la grande scommessa? Noi si deve fare in modo che cresca questo benedetto PIL. Come può crescere l'economia nel nostro paese? Può crescere esclusivamente aiutando sempre di più le nostre piccole, medie, grandi imprese, perché se crescono loro, a quel punto la politica ha fatto il suo dovere, che è quello di creare occupazione, perché non ha un altro scopo la politica. La politica è creare l'occupazione con le famiglie, con salari giusti che stanno meglio. Per questo io vi dico, ci sono tutte le condizioni. Poi è normale, bisogna assestarsi, bisogna lavorare, poi ci sono settori, è chiaro, Francesco ha toccato il settore dei trasporti, che credo che negli anni per quello che è stato realizzato nei lavori pubblici nei trasporti, in quegli anni non è che si sia verificato ulteriormente dopo, per cui lo comprendo perfettamente, qualcosa c'è sempre da rimare. Però io devo dire, intanto riappropriamoci della prerogativa di appartenere al centrodestra, che è quello di migliore, cioè sono le ricette giuste che si possono dare oggi. Certo, tutto questo ancorato a un'Europa dove è vero c'è molto da fare, ma è lì la nostra casa ormai, anche i nostri giovani dovranno immaginarsi come cittadini d'Europa, non più come cittadino che ci piace a tutti noi, e ognuno è cittadino di Frascati, di Rocca e Vaio, di Trevignano, figuriamoci con quale orgoglio, però dobbiamo immaginare i nostri giovani, perché i dati ci danno la fiducia in aumento, posti di lavoro, anche questo PIL che cresce, tutto. Però c'è un grande disagio da parte dei giovani, come possono se ne vanno all'estero, e questo non va bene. Dobbiamo trovare la maniera di ridargli la fiducia, perché la fiducia tanto la tolgono pure, fatemelo proprio dire, la tolgono pure proprio la comunicazione, perché li angoscia, insomma, anche nati che mettono oggi tutte paure, no? Quasi come se quando noi eravamo ragazzi fosse stato tutto facile, qualsiasi cosa si faceva. Questo è uno dei difetti, ma dall'altro è vero che spira
danni, con crediti non gli si danno. Qui io dico, e ogni volta fai una cosa interessante e partecipo sempre con grande piacere, perché nascono punti importanti, siamo con persone che conoscono bene i territori, sono quelli di tutti, da territori importanti, cioè chi si impegna nella comunicazione. Io vi dico che è vero, certo, anzi che quando parliamo del sovracomunale c'è un voto straordinario, perché quando si parla dal sindaco, la regione lo capisco, qui sta un pochino più lontana, la regione manca quella che noi ogni tanto, questo è il nostro, nel paese ogni tanto si deve cambiare tutto tanto per cambiare, perché si sa che così non ma se c'è un ente di cui ancora oggi non sono convinto, c'è proprio bisogno, sono proprio le province. Le province hanno fatto la storia di questo paese, non dimentichiamo mai. E oggi c'è da parte di tutti la convinzione di ripristinare le province come erano prima, anzi dandogli ancora più ruolo, dandogli ancora più peso, però tutto questo dipende oggi di metterle in cammino con una finanziaria un po' difficoltosa, uso un eufemismo, come è messa oggi. Finanziare le province di nuovo è un costo alto, però c'è in quello almeno i partiti c'è l'accordo da parte di tutti. Lasciamo la mettiamo mani sul ladder e rilanciamo le province. Ti arrivo adesso, perché io capisco, guarda, Mirko, da persona intelligente non fa di nervo un fascio, ogni tanto prende qualcosa di più. Sul ladder ti dico la mia, perché è chiaro, prima si chiamavano gli ACP, le case popolari, sono sempre state un po' un problema, ma da una parte hanno sempre aiutato.